Serviva un'impresa, mister, pensava di poterla realizzare dopo le due traverse? Onestamente, se il primo tempo si fosse chiuso sul pareggio, penso sarebbe stato il risultato più giusto a fronte della loro traversa e del gol che hanno fatto. Noi ne abbiamo colpite due, abbiamo avuto un'altra occasione prima di loro con Gervasi, purtroppo ha sbagliato la conclusione col pallonetto, però è inutile recriminare, è un'annata che è partita storta, è continuata così e purtroppo anche oggi non siamo stati bravi ad approfittare di qualche occasione che abbiamo avuto e pazienza. Loro poi sono stati più cinici, hanno avuto la fortuna su quella respinta di fare gol e poi hanno amministrato la partita. Perché... Siete mister buoni e cattivi, dalla parte buoni magari ci mettiamo, mi dica se è vero e magari mi aggiunga, nei buoni giovani che hanno dato il massimo e anche oggi l'hanno dimostrato e magari qualche veterano che è mancato soprattutto dal punto di vista psicologico e dei nervi, le tante squalifiche hanno parecchio inciso in questo torneo. Allora, la mia è un'analisi forse di parte, perché dico che le squalifiche purtroppo, però non sappiamo se avessimo avuto tutti i calciatori, può darsi che eravamo lo stesso ultimi, però penso che se avessimo avuto tutti i calciatori senza quelle espulsioni o squalifiche per 4-5 giornate, può darsi che avremmo qualche punto in più, come può darsi che invece saremmo nella stessa situazione. Io penso di no, perché abbiamo avuto a volte 4, a volte 5 giocatori per 2-3 giornate di seguito squalificati, già con la rosa risicata che abbiamo ne abbiamo pagato le conseguenze e l'ultimo l'abbiamo pagato a Roccella. Una partita secondo me che la squadra aveva giocato bene e poi perdere la testa per 10 minuti abbiamo perso tutto. Sta per chiudersi il sipario di questo torneo d'eccellenza, chi vogliamo salutare, cosa vogliamo salutare di questo torneo? Io salutare la società che mi ha dato l'opportunità di potermi far vedere in eccellenza, bene o male che sia andata. E tutte le altre società che ci hanno ospitato e che abbiamo ospitato, che con cui mi rimane un buon rapporto, alcuni allenatori ci conoscevamo, alcuni no, li ho conosciuti quest'anno. Spero che ci possa essere qualche altra chance per me, oppure va bene, ho lavorato per quello che ho potuto, penso di aver dato il massimo, poi decidono sempre gli addetti ai lavori.